speciale e contagioso, tutti dietro a lei, la bellissima, la divina. Si sa, gli uomini perdono facilmente la testa, ma questi qui non sono dei guerrieri qualsiasi, sono i più potenti guerrieri dell'Islam e della cristianità. Persino il conte Orlando, signori miei, ha perso la testa. Orlando, il paladino di re Carlo Magno, il campione di Francia, Orlando terrore dei Mori, Orlando casto e pio, che al momento del fattaccio risulta pure sposato. Ma andiamo con ordine. Siamo a Parigi. Alla corte di Re Carlo si apparecchia il torneo di Pentecoste. L'imperatore è uno che fa le cose in grande. Al torneo ha invitato duchi, marchesi, conti e paladini e anche i migliori principi e guerrieri musulmani. Una grande guerra è in corso fra cristiani e saraceni. Marsilio, re dei Mori di Spagna, ha varcato i Pirenei e le sue truppe danno filo da torcere ai franchi. E come se non bastasse, sono in arrivo anche gli eserciti del re di Tartaria e di Agramante, signore dell'Africa. Ma è Pentecoste. E a Pentecoste si usa fare tregua. Niente di meglio che rilassarsi un po' e sfidarsi in singolar tenzone, come si addice ai veri gentiluomini. Prima dei combattimenti, Carlo Magno ha organizzato una festa coi fiocchi. Mai fidarsi di certi momenti di relax, perché se tutti quei baldi guerrieri fossero stati impegnati in battaglia, non avrebbero certo avuto il tempo di cacciarsi certi grilli amorosi per la testa. D'altronde, chi poteva prevedere una cosa del genere? Mentre gli ospiti brindano in coppe di smalto e ingoiano lo stuzzichini dai piatti d'oro, compare lei. Occhi a mandorla, neri e scintillanti, lunghi e lunghi capelli corvini. Essa sembrava mattutina stella e giglio d'orto e rosa dei verzieri. Insomma, a dir di lei la veritate, mai fu vista tanta beltate. Angelica!